Confronto quest'oggi tra la squadra che non ha mai perso in trasferta, 2 vittorie, 6 pareggi, contro una Cavese che non vince in campionato da tanto tempo. L'ultimo acuto contro la Ternana risale al 18 ottobre, in pratica 2 mesi senza vittorie. Le squadre sono in campo, tra Cavese e Lanciano si comincerà a giocare tra un po', prima però ci sarà un minuto di raccoglimento. Cominciamo a leggere la formazione degli Aquilotti, che si presenta con questo 11: numero 1 Russo, numero 2 Grillo, numero 3 Nocerino, numero 4 Farina, numero 5 Cipriani, numero 6 Favasuli, numero 7 Tarantino, numero 8 Scartozzi. Mentre in area di rigore il Lanciano va alla conclusione immediatamente. Il tentativo è dell'ex gallipolino Gianluca Sansone, che guadagna un calcio d'angolo. Cambio con Morante, spalla alla porta, su di lui c'è ancora Nocerino, che gli fa sentire la mano sulla spalla. Ancora Morante, lo scambio centrale con Masini, la conclusione, la parata di Russo nel centro della porta. Russo è stato bravo a ribattere un pallone calciato dai 16 metri da Masini al 7° minuto. E ancora con il sinistro, ancora assembramento in area di rigore all'altezza dei 5,5 metri. Prova addirittura il tiro in porta, la palla colpisce alla parte alta della traversa. Tarantino, sontuoso il suo controllo sul lancio di Farina, punta l'avversario, limite dell'area. Tarantino, il tiro che stavolta non si perde molto distante dalla porta di Chiodini. Calcio di punizione che va a battere Federico Amenta, il tocco ai 32 metri, la conclusione di Amenta, palla alta e sul fondo, non molto distante dalla porta, però riuscire a segnare da quella distanza significa davvero avere un portiere di fronte che non ha probabilmente una grande attenzione. Attenzione Studio, al 31° minuto il gol di Sansone, Lanciano in vantaggio. Un'azione che è partita dalla tre quarti, Cavese che non è riuscita a far praticamente finire fuori la sfera dalla propria tre quarti in maniera logica, con Scartozzi che ha allungato un pallone che forse avrebbe potuto controllare dalla metà campo. Immediatamente ripartito il Lanciano con un lancio in profondità che ha trovato Sansone libero sulla sinistra, è entrato in aria, ha battuto in diagonale, palla sotto le gambe del portiere, è in vantaggio dunque il Lanciano al 31° minuto. Ha avuto la meglio il Lanciano, che subito ha chiesto l'inserimento a Sansone, mentre Nocerino ora viene ammonito, anzi il rosso a Nocerino, il rosso a Nocerino, che ha atterrato Morante. Cervellera ha espulso Alberto Nocerino nel cerchio di centrocampo, che è arrivato in ritardo su Morante, in 10 contro 11 e sotto di un gol. Farina, Scartozzi, lo ferma un avversario agganciandolo sul piede d'appoggio, calcio piazzato ancora, batte la punizione Mammarella, il tiro con Russo che mette in calcio d'angolo, mette fuori l'area di rigore. Allora ancora Favasuli che prova ancora a scodellare un pallone al centro con Cipriani che mette in gol, ma c'è il fuorigioco, c'è il fuorigioco di Gigi Cipriani, non sappiamo anche questa volta se c'era o meno, ma comunque. Ma alle sue spalle c'è Masini che si appoggia all'indietro su Di Cecco, tiene ancora palla il mediano, vede Sacilotto che si avvicina ai 20 metri, lo scambio con Morante, si gira Morante, il tiro e la parata a terra di Russo per il capitan Di Cecco. In avanti di testa Cipriani, finta, emola i migliori difensori e poi addirittura lancia lungo in avanti un pallone per Tarantino, in aria il tiro sul fondo di Tarantino. Si sono scontrati Tarantino e Turienzo. Cavese che prova ancora ad insistere con Grillo, Schetter, centralmente c'è Scartozzi, Schetter vede, serve Turienzo, non è in fuorigioco, sulla sinistra in area di rigore Turienzo, il tiro che diventa un assist per Tarantino, è stato bravo stavolta a chiudere la diagonale Mammarella in calcio d'angolo. Tarantino si accentra, il suo tentativo di traversone per Schetter che non è in fuorigioco, cade a terra Schetter che ha subito nettamente fallo secondo noi, l'arbitro dice di no. Il controllo di Francesco Favasuli che con una finta elude l'intervento di Amenta, Favasuli va a puntare l'uomo, si trattava di Colombaretti, entra in area Favasuli, cross al centro, all'indietro per Tarantino, la parata del portiere, poi il gol, ma anzi no, la palla fuori, ma c'è il fuorigioco, fuorigioco di Schetter, la palla era terminata fuori, non sappiamo come abbia buttato fuori quel pallone Schetter, stavamo gridando gol, ma comunque abbiamo visto la bandierina dell'assistente. Morante che arretra molto il baricentro della sua azione a centrocampo, chiama in causa Mammarella a sinistra, il pallone in aria per Improta, il suo primo pallone, Farina allontana, poi la conclusione ancora di Sansone, la respinta con i pugni del portiere, cade a terra Improta, c'è il calcio di rigore. Improta alla battuta con il destro, il salernitano, parte il tiro, palla in gol alla sinistra di Russo, 2-0. Stringara mani sui fianchi, se questa doveva essere la partita della risalita è chiaro che non va. Ora Turienzo, limite dell'aria, la conclusione di Turienzo, la palla che sfira via 1 metro alla destra del portiere Chiodini che l'ha lasciata scorrere alla mezz'ora. Riparte il Lanciano dal destro, Improta sulla destra, Improta in area di rigore, su di lui c'è Bacchiocchi, il tiro, la respinta di Russo, aspetta Schetter, Sorrentino sta per entrare in area di rigore, viene atterrato, c'è il calcio di punizione,
Schetter batterà con il sinistro, palla ben tagliata, alta però, terminata a un metro sulla trasversale della porta. Cervellera manda tutti negli spogliatoi, finisce 2-0 per il Lanciano. Il gol al 30° minuto del primo tempo è stato messo a segno da Sansone, nella ripresa al 30° su calcio di rigore in prota.